Amici di Atti Sport 24, bentornati. Nuova puntata di 2 metri la palla a nuoto vista da vicino. Torniamo oggi ad occuparci delle vicende della SIS Roma che si appresta a vivere l'andata dei quarti di finale di Champions League. E per parlare della formazione romana è con noi l'attaccante Chiara Ranalli. Ciao Chiara, bentornata. Ciao, ciao a tutti, grazie. Chiara, partiamo da quelle che sono state le ultime uscite di una SIS che nel campionato italiano sta viaggiando come un rullo compressore. 13 partite, altrettante vittorie, le ultime due delle quali sabato scorso a Como 22-5 e nell'anticipo di ieri 18-1 alla Neta Fimboiasco, che formazione che compete per un quinto posto in classifica. Quali sono le indicazioni che avete ricevuto da queste ultime uscite? Allora, noi diciamo che nonostante produciamo un sacco di risultato, non giochiamo mai al massimo delle nostre potenzialità, ecco. Sbagliamo comunque tanto, nonostante i risultati magari non lo dimostrano, ma ti assicuro che in acqua sbagliamo ancora tanto. E sono comunque partite che tu non devi sottovalutare, quindi comunque mantenere la concentrazione è difficile, però diciamo che ogni partita a sé ci dà lo spunto per migliorare qualcosa. Certo. Cosa vi ha detto Mister Capanna al termine del match di ieri? Lui diciamo che non è mai soddisfatto al 100%, come è giusto che sia un allenatore, però è contento, ci ha chiesto di determinate cose, noi gliele abbiamo date, sicuramente, come ti ho detto prima, molte cose le abbiamo sbagliate, molte letture potevano essere fatte meglio e molto altro, però è rimasto soddisfatto, ecco. Diciamo che avete iniziato nel migliore dei modi una settimana che poi terminerà con una sfida abbastanza delicata di cui parliamo tra poco, no? Sì, diciamo che per Marco ogni allenamento è così. Ogni allenamento deve essere una sfida che ci porti a raggiungere più grandi risultati. Diciamo che questo però è il viatico poi, secondo me, per farvi diventare grandi e riuscire a tirare poi fuori tutto il potenziale che c'è nel vostro organico. Sì, diciamo che non puoi preparare una partita il giorno prima della partita stessa, ecco, va preparata dal primo giorno di allenamento che inizia la stagione. Certo. La cura meticolosa di ogni dettaglio è forse però la strada che può portarvi in alto e su questa linea voglio proseguire. Quest'anno appare palese la percezione di una SIS Roma decisamente, anzi scusami, diversa rispetto agli anni scorsi, una squadra che ha più convinzione, ha più cattiveria agonistica. Vedendovi giocare si nota proprio una faccia diversa quando entrate in acqua. Ti chiedo allora se la percezione mia e di altri osservatori risponde al vero e se c'è stato un episodio che vi ha fatto scattare un qualcosa e vi ha fatto dire adesso dobbiamo metterci sotto e cambiare marcia. Allora, sicuramente anche noi abbiamo una piccola percezione diversa. Diciamo che erano cose che noi avevamo dentro e dovevamo solo trovare il modo di esprimere. Non c'è stata una scintilla che dici dall'oggi al domani, vai, boom, siamo cambiate. No, no, è stato un percorso sicuramente lungo, sicuramente ora ci conosciamo un po' di più, quindi è stato un po' più facile. Però dopo le due delusioni dell'anno scorso sapevamo quali erano i nostri limiti, sapevamo cosa dovevamo migliorare e quindi ci siamo applicate in questo. Sicuramente quest'anno che ci conosciamo un po' meglio siamo entrate in un'ottica diversa. Certo. Lo hai detto all'inizio, stiamo vincendo con punteggi larghi, però sbagliamo ancora tante cose. Allora la metto quasi a mo' di paradosso. Questa squadra ha ancora margini di miglioramento. Deve Sicuramente abbiamo indurre le tanto. avversarie a ritirarsi, perché se migliorate ancora, poi è inutile scendere in acqua. No, sicuramente abbiamo ancora tantissimo margine di miglioramento ed è quello anche che ci dà molta forza, perché è vero, magari a volte i punteggi sono larghi, ma ci rendiamo conto che noi non abbiamo mai giocato una partita sbagliando pochissimo, ma sbagliamo ancora tanto. Ci
dobbiamo leggere le cose in maniera più accurata, dobbiamo avere più pazienza, abbiamo tanti limiti da migliorare, questo è poco ma sicuro. Sabato vi attende uno dei passaggi cruciali della vostra annata, c'è l'andata dei quarti di Champions League, andate in casa di una corazzata, non tolgo nulla alla SIS, ma credo di non essere lontano dal vero, il Sabadell, formazione che lo scorso anno si è disputata il titolo contro l'Olympiakos, è il primo atto di un doppio confronto, lo diciamo, e con espressione cara a tutti gli allenatori. Sono i primi quattro di un'unica sfida in otto tempi. Che match ci dobbiamo aspettare? Guarda, non ti nego che noi abbiamo sbuffato abbondantemente quando, dopo che siamo state estratte insieme a loro, perché comunque sono una squadra completa, sono una squadra molto forte, sono sicuramente le più, probabilmente anche le più forti a livello europeo, però non sono una squadra imbattibile, quindi una partita molto, molto, molto attenta sicuramente. Una partita dove vincerà chi sbaglia di meno e dove la concentrazione non può mancare nemmeno per un minuto. Certo. Hai detto una squadra completa. Proviamo ad andare nel dettaglio. Presentiamo ai nostri ascoltatori il Sabadell. In uno squadrone è difficile dire è più forte questo, è più forte quella, indubbiamente. Però se le loro caratteristiche quali sono? Guarda, giocatrici con buonissime qualità, praticamente sono la maggior parte della nazionale spagnola più altre giocatrici della nazionale americana che è appena arrivata, una della nazionale Stephens. olandese, sì, Maggie Stephens, Van der Vloot della nazionale olandese, quindi cioè, parlare di qualità probabilmente anche... Sminuirle praticamente, però sono una squadra dove io credo che il loro punto di forza principale siano i due centri. Per il resto sono bravissime tiratrici da fuori, forse come punto debole hanno i marcatori, però comunque sono una squadra completa, dove anche la panchina è molto lunga perché comunque sono veramente equilibrate, ecco. Chiudiamo con un'ultima battuta. Quale sarà il percorso che vi accompagnerà fino al fischio di inizio di sabato? Guarda, ormai le partite così sicuramente non si preparano il giorno prima, quindi ormai quello che abbiamo fatto finora ci accompagnerà fino al fischio di sabato. Ora sono da rivedere gli ultimi dettagli, però... Ormai quello che abbiamo fatto è fatto, quindi andiamo lì e ci giochiamo la partita tutto per tutto. Poi in ogni caso, sia se vinciamo, sia se perdiamo, sia se pareggiamo, ci sarà la partita di ritorno. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Chiara Ranalli per essere stata insieme a noi. Do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Chiara, grazie mille. Ciao, grazie a te.